Ciao a tutti ragazzi, eccoci finalmente con un nuovo video. Come potete vedere oggi sono qui su Hearthstone. Sono su Hearthstone per farmi un bel pack opening. Come potete vedere lì sotto ci sono 19 buste. Perché? Perché ho approfittato di un'offerta di non so cosa di Amazon che mi ha permesso di pagare 2500 coin, ovvero 19 pacchetti di Hearthstone, invece che 20 euro, solo 5 euro. Quindi ne ho approfittato, mi ha aiutato il mio amico Raffo che con Android è riuscito a fare. Vi metterò tutto il procedimento in descrizione su come fare, su come accedere per avere questi 2500 point a un prezzo molto molto piccolo. E sì ragazzi, ho shoppato anche a questo gioco, anche prima volta diciamo. Ok, apriamo, abbiamo 19 pacchi dell'ultima espansione, quindi ripetiamo l'excursus che avevamo fatto con il vecchio pack opening e iniziamo subito. Oggi non ho molte cose di fortuna, non mi sento molto fortunato diciamo, però speriamo in bene, almeno uno o due rare ci dovrebbero essere su, cioè rare, leggendarie su 19 pacchetti, proviamo subito. Iniziamo. Allora, niente, e una rara, quindi vediamo subito, almeno un po' di dorate ci potrebbero aiutare. Niente. E questa è una maluccio. Avanti. Wow. Va già bene. Ancora una rara. Però una golden. Una bella carta dorata. L'alchimista di Borgo Scuro. E poi un curabot corrotto. Che è il curabot corrotto per l'appunto. Perché non è molto utile. A me non piace molto. Non lo utilizzo. Poi hanno messo una nuova skin in Hearthstone che si ottiene invitando 4 persone, facendole arrivare al livello 20. Se vi interessa un invito, contattatemi e vi invito subito. Faccio cliccare al link. Ancora niente. 3 buste e per adesso solo 3 rare. Questo 16 è il mio numero preferito, quindi sicuramente uscirà qualcosa di positivo. Vediamo, facciamo un giretto per renderlo un po' più figo. Come on. Niente. Una rara. Niente. E siamo già a 4 pacchetti. Vabbè. Proseguiamo. Rara. Vabbè, 2 rare già buono. Manca una epica però. Finalmente una rara dorata, ovvero la cosa dal profondo, che è molto utile per lo sciamano, mi piace. Non la utilizzo spesso, però nel mio secondo deck sciamano è potente. Iniziano a trapanare, che bello. Non fa niente. Andiamo lo stesso avanti con il 14° pacchetto, che invece è il numero preferito della mia ragazza. E sicuramente uscirà qualcosa di buono. Niente, sono un po' sfortunato con questi spacchettamenti. Una lama della dunata, non la uso per il paladino, il mio secret di un bastardo che va già bene così com'è. Poi vediamo. Oh, una epica già è qualcosina, ci dà un po' di dust, anche se c'ho tanta dust, dovrei utilizzarla. Ah, una rara, una normale. Vabbè, questo pacchetto è già meglio. Gli psicobot ce ne ho una ventina, però vabbè, sono belli lo stesso. E poi minchia, una epica. Un guerriere di sangue, questa era buona. Mette nella tua mano una copia di ogni tuo servitore danneggiato. Quindi per un bel warrior ci può stare. Ci può stare proprio bene. E la proverò. La proverò. 12° pacchetto. Mi sento di trovare qualcosa. Su 19 pacchetti troverò qualcosa, dai. Rara. Epica, rara. Intanto, vabbè, sempre meglio, sempre, stiamo andando sempre in progressione, sempre meglio. Pensare a dorato. No. Il richiamo della selva, carina, che evoca un leo con una feromiscia, quindi una bestia, una delle 3 bestie qua raffigurate. A me piace più miscia, però anche leo che è buono. L'evoluzione e poi un tessitore Dumbaclaxi che non ce l'ho. Ho preso 19 bustine di queste perché non ne ho aperte tantissime e quindi magari posso trovare qualcosa di buono.
ci sono delle belle leggendarie che mi piacciono. Nell'altro, nel vecchio unboxing che metterò qui da qualche parte, avevo trovato su 30 pacchetti, sono forse 40 pacchetti, ne avevo trovate 5, 6, adesso non ricordo, quindi alla metà speriamo di trovare qualcosa. Oh, buono, buono. Vediamo. Speriamo di trovare una Golden Rare, che non, una Golden Leggendaria che non l'ho mai trovata. No, però vabbè. È Xaril, che è buono, sì, non è una... Non uso il ladro, non uso per niente il ladro, però può essere... Lo potrò utilizzare. Cosa fa? Grido di battaglia, l'altro mette nella tua mano una tussina casuale. Ah sì, me la ricordo. Non è neanche... Non ha un costo così eccessivo, però ha un body un po' così. Vedremo. Decimo pacchetto, siamo alla metà. Alla metà dei giochi ho trovato una leggendaria, quindi Hearthstone mi capisce. Due uguali. Canzone del crepuscolo, come mi piace. Mi piace tantissimo usarlo nel mio mazzo Cthulhu Warrior. Quindi. Che poi non si dice Cthulhu, ma non è un ritmo, si dice Katum. Perché lo dice il panda, quindi Katum, vabbè. Lo troviamo qua. Non c'era niente. Vediamo dove abbiamo trovato. Un lupo infestato. Così, così. Andiamo avanti, dai, dai, dai. Rara. Sempre questa la rara, eh. Sempre questa qua. Due ancora pipistrelli, ne avrò trovati 20 già. Ed un buon servo di Yogg-Saron, che questa è una buona carta che emette una magia casuale da 5 mana. Sì, ogni tanto ti aiuta, è tipo Yogg-Saron. Infatti, diciamo che è la stessa tipologia. Però Yogg-Saron è molto molto più potente. E non fa mai vincere, non fa mai vincere. Giusto per se avete un mazzo RNG, utilizzatelo così per divertimento, ma peraltro no. Quella. Una epica. Oh, finalmente un po' di dust. Una golden epica, che è un evoca un elementare 4-2. Questa non ce l'ho, mi pare. Oh, la utilizzerò magari per lo sciamano in alternativa a qualche altra arma, anche se con lo sciamano uso solo il martelfato. Però, vedremo. Pronto, sono pronto. Vediamo. Rara. Vabbè. Noi ci accontentiamo, finché sono sempre epiche. Un evocatore del crepuscolo. Sì, non lo utilizzo. Dovrebbe avere. Cioè, se aveva una provocazioncina, questo qua era abbastanza forte. Invece con 4-1-1, ok, che se ti muore ti fa un senza volto 5-5, però non è molto. Molto usato, almeno io non lo utilizzo. Ultime 5 buste. Qua dobbiamo fare qualcosa di. Cosa possiamo fare? Dei giri al contrario. Facciamo un giro al contrario, dai. Per questo un giro al contrario. Mi ricordo se l'ho fatto così. O così. Vabbè, facciamo le tre due. Sicuramente questa è buona. 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 Non è buona. Va bene lo stesso. E. La rara è un evoca ghiacci folle. Poi vedremo quanta dust abbiamo fatto con questo spacchettamento. Lo sto caricando, Bello. Questa? Niente. 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 Epica? Niente. Oh, sempre gli stessi però, eh. Vediamo sempre gli stessi. Nella epica. Quello è il martello che abbiamo trovato prima, quindi non ne avevo, adesso ne ho due, una dorata e una non dorata. Ultime tre bustine, siamo carichi. Questa la lancio da qua, no, da qua. I lanci ci stanno, i lanci fanno trovare qualcosa di buono? No. Allora troverò le ultime due dagli ultimi due angoli che ho fatto. Ecco, la cultista vele rosse c'ha un artwork bellissimo, mi piace tantissimo. Bella, un bel granchio pirata, tutto incastonato di
credo che poi non sia un granchio, ma sia solo l'uncino fatto a chela, però è bello lo stesso. E però il Draco di Mezzanotte, che è buono, mi piace. Lanciamolo da sopra. Speravo di più. E questo ultimo pacchetto sarà quello che sta per trovare tre leggendarie, sicurissimo, tre leggendarie di cui due golden nel pacchetto. Quindi in questo non c'è da qua sotto, per questo è l'angolo fortunato. Oh. No, non ce l'ho fatta. Vediamo, questa non è niente. È un marchio di Yashashashra. Questa è una rara. E sarà l'unica carta che troveremo buona. L'ultimo pacchetto da una rara. Una rara. Vabbè. 19 pacchetti un po' così, però servono sempre un po' per un po' di dust. Come vedete non c'ho neanche troppa gold. Adesso vediamo. Vediamo adesso cosa riesco a fare. Quanto riesco a tirare su? Ho 2590 di dust nella creazione. Ne ho fatto anche 705 di polvere sempre. Ne abbiamo trovate doppie, 65 comuni, contando che su 19 ne posso trovare 5, 100 carte. Ok, su 100 carte totali circa, su 95 carte, abbiamo trovato... Sto facendo un calcolo giusto, sì, perché 20 per 5 alla fine fa 100, quindi io ho trovato 19, sono 95, 95 meno 65, 30, 30, ne ho trovato solo 16 carte che ci mancano, in teoria, su tutte queste, perché se sono 89 quelle che, anzi 6 carte, perché 14 più 65, sì, 89, no, sono 16 carte che abbiamo trovato che effettivamente ci mancano. Scusatemi i calcoli, ormai non c'ho neanche più da pensare ai calcoli. E siamo arrivati a 3295 dust. Possiamo prendere qualcosina. Adesso vediamo un po' le leggendarie che c'ho. Non mi ricordo neanche, ma si fa vedere se si poteva in qualche modo trovare le leggendarie. Non si può. Non sembra che si possa fare. Mostra solo. Adesso non ricordo. Però ci sono delle belle carte comunque ancora da fare. Quelli inutili che ho trovato in questo set. Questo. Lo Storm, il mitico lo Storm. Volevo trovare Sogoth, perché mi piace l'artwork, basta. Questo lo potrei anche dastare. E il buon Yogg-Saron. Vabbè ragazzi, io vi saluto per questo video e vi ringrazio di aver visto tutto il lunghissimo video. Adesso non so quanti minuti siamo, però sono un bel po' di minuti. Ci vedremo con la prossima offerta di Amazon Coin o le prossime carte che pacchetti che accumulerò nel tempo. Non sono un giocatore scatenato di Hearthstone, ma mi piace ogni volta completare le quest, quindi speriamo di trovare qualcuno qualcosa di decente nei prossimi video, speriamo. Io vi ringrazio e vi lascio nella descrizione qui sotto la metodologia per avere questi 2500 coin, sperando che non li tolgano in poco tempo, per avere questi 20 pacchetti, 19 pacchetti. E niente, alla prossima, ciao ciao!